Con la prima prova, quella più elettrica, quella di Thriller! Mamma mia! Posso permettermi? Prego. Troppo buona tu, scusami. Buonasera, allora. A te non te la servo, cioè... A te non te la servo, pensate, la già inviti. La battuta. Allora, sì. Ragazzi, cantare è facile. Ma lo è anche mentre si ricevono delle piccole scariche elettriche benevole, caro... Cara Raffaella e caro Andrea, voi dovrete servire in questo elegantissimo pub, e dico elegantissimo perché hanno fatto l'addio annobilato al principe Harry. Beh, un applauso e auguri. E poi ricordiamo che Combo la conosce 2 settimane fa con Meghan. E hanno fatto qui l'addio annubilato. Proprio qui? Sì. Bene. Dovrete servire delle simpatiche birre alla spina. Ecco, siccome l'atmosfera è ancora festosa perché c'è ancora elettricità nell'aria, vogliamo farvi vivere questa magica elettricità attraverso dei piccoli... Proprio magica, eh? Dei piccoli elettrostimolatori che daranno delle leggerissime scariche elettriche ai vostri muscoli che involontariamente si muoveranno. Ecco, siccome da casa sono un po' malfidati, non ci credono, pensano che sia tutto finto, noi qui abbiamo il simpatico e gioioso telecomandino che provoca le scariche elettriche. Allora, io non so a chi è collegato adesso. Non lo so. Provo io. A me era collegato. Guarda un po', non lo sapevi. No, scusa un attimo. Cioè, devo premere qui. Guarda, premi qui. No, premi... Andrea, guarda, ti do questa soddisfazione. Premi qui, guarda. No. Ma che ti dispiace? No, non devi dispiacerti qui. Ci siamo? Basta. Serio. Allora, ragazzi, 2 manche, 1 per band. Ok, chi canterà bene e servirà altrettanto bene porterà a casa 5 punti. La band che sarà meno brava porterà a casa 3 punti, come sempre. Esatto, siamo pronti? Accomodatevi al bancone perché grazie, mi sa che è arrivata ragazzi. Già la prima comanda di birre da servire. Attenzione alla spina della birra. Arriva. Per controllare se la birra era proprio alla spina, mi sa di sì. Dobbiamo essere seri come Sanremo. Di Gian Nannini, Bello e Impossibile. Per i Coldplay cantano Raffaella e Andrea. Musica! Bella, bella invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare, girano le stelle nella notte, io ti sento forte, ti vorrei. Bella, bella impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio. Non conosco la ragione che mi spiegherà, non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E all'alba amor nasce col sol, non posso più dormire con le tue pagine. Bella, bella impossibile, con gli occhi neri il tuo sapore medio orientale. Bella incredibile, con gli occhi neri. Bravo. Allora, ma detta una cosa, Andrea, che è stato uno dei finalisti di The Voice, ad un certo punto, mentre serviva ai tavoli, in un acuto sembrava quasi albano. Esatto. Io ragazzi vorrei dire la stessa cosa, purtroppo non ho seguito bene la gara, ero distratto da un punto di Raffaella Fico, che non diciamo a tutti, ma molto bravi, hanno cantato benissimo. Sei bravi. Proprio sicuro? Vogliamo rivedere? Vediamo! Bella, bella impossibile, con gli occhi neri.
che voce! Andrea Butturini, allora finalista di The Voice. Sì. Tu vieni da un paese in provincia di Brescia, se non erro. Sì, Brescia. Brescia ha dato i natali a tanti artisti. Sì. Renga, Fausto Leali. Vecchioni. Vecchioni, sì. Pedrini. Senti una responsabilità, insomma. A chi ti ispiri, no? Tu? Ma io non mi... cioè, sì, mi ispiro... Vabbè, io mi ispiro a non persone di Brescia, però. Ah, ok. Di Bergamo? No. No, io Cremona? Mi ispiro ai Depeche Mode. Depeche Mode, che sono di Brescia, credo, tra l'altro, di origine. Bene, Raffaella? Però la scarica ti mantiene ancora più bella, guarda, sì, sei ancora più radiosa. Grazie. Bellissima. Calma. Io andrei avanti perché... È il momento, signori, della seconda manche. Madonna, ragazzi, ma non dovete essere... State tranquilli. No, tranquilli. Ci siete? È arrivata già la comanda per voi, mi raccomando. Ecco. Seconda manche, stesso pub, stesse regole. Stessa storia, stessi amici. Le vibrazioni, dedicato a te. Per i Manicure, sì, cantano Antonio Mezzancella e Attilio Fontana. Musica! Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato, a fare come un equilibrista che si mondo sfida e crollo le sue capacità. Ma questo è dedicato a te, alla tua presente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. Ma chiudi gli occhi, aspetta che arrivi la mia bocca da lietarti. Chissà dove, chissà come, vorrei fermare il tempo per godere delle tue fantasie. Ah, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, e non solo a te, sei immensamente Giulia. Il tuo nome come musica è colpa vostra, anche non mi stanca mai. Dedicato a te, ah, immensamente Giulia, non lo mai come musica. Non riesce, stanca mai. Il tuo nome come musica, mi riesce, non mi stanca mai. Colpa vostra, dedicato al tuo lavoro. Sentite un po' più carichi, no? Vi sentite più carichi, grazie. Grazie mille, però... Ha sfondato il braccio questo, una cosa... No, il problema è che Attilio è stato bravissimo nel falsetto con la scossa. Il falsetto viene bene. Ma non siete curiosi di vedere ciò che avete combinato? Io li rivedrei mille volte. Guardiamo. Ci sia bisogno di andarci e fantasie. Squadra. Attilio, sei stato molto bravo, ma ci viene sempre in mente un po', come dire, cioè, la tua carriera è stata straordinaria, però noi giovani siamo degli anni 90 siamo legati ai ragazzi italiani. Ecco, ma sarebbe... se organizzassimo una reunion, va bene, come vi chiamereste ora secondo te? Gli ometti italiani. I vecchietti italiani. I ragazzi di mezza età. Ma evitiamo, secondo me. Invece... Non è necessario mo riunire di nuovo. Non ma il fatto che tu faccia parte dei Coldplay non devi porta, distruggere. Vabbè, ma elettricamente sono stati pessimi. Molto meglio. Invece lui. Non è vero, però perché che... Antonio Mezzancella. E dall'altra parte abbiamo anche un uomo che è stato superato in curva molte volte, come Valentino Rossi, no? Ma guarda, diciamo che sono arrivato là col vascioio. Poi ho visto, ho prenotato anche un tavolo a questo bar, poi me l'ha fregato Marquez. Bene, bene. Bene, però, ragazzi, noi
Vorremmo regalarvi punti su punti, ma non possiamo farlo noi. Lo faremmo volentieri perché siete bravi, vi impegnate, giocate, ma bisogna farlo fare a chi proprio abbiamo assunto per questo motivo. Il nostro giudice supremo, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile. È un'applicazione che giudica tutti i cantanti del mondo. Si attiva con un comando vocale. Ehi, ah però! Eccomi, come posso esserti utile, Ross? No, abbiamo chiamato in due, veramente. Vabbè, Gigi, lascia stare, insomma. Caro giudice, dovresti dare i voti e il punteggio della prima manche. Va bene, ottima interpretazione per entrambe le squadre. Ciò nonostante, assegno 5 punti a The Manicure e 3 a The Cold Blood. Perfetto! Grazie mille, grazie. Grazie a te, Ross. Sono Gigi, ho detto io grazie mille. Vabbè. Forse confonde ancora le voci. Vabbè, sì, può quindi essere, la classifica può... generale vede i Manicure in vantaggio per 5 punti contro i 3 punti dei Coldplay, che già protestano.